Benvenuti gentili telespettatori, come sapete siamo qua in compagnia del dottor Alessandro Vaglieri, grazie per essere sempre qui con noi, chirurgo otorinolaringoiatra. Buonasera. Buonasera, allora dottore, avanguardia tecnologica e chirurgia ambulatoriale di orecchio, naso e gola. Oggi ci soffermiamo sul sistema della plastica balloon per la sinusite cronica. Io direi di partire proprio dalla sinusite cronica, questa malattia che veramente colpisce tantissime persone in svariate età, ed è veramente molto invalidante, molto fastidiosa e per certi versi anche dolorosa. Di cosa si tratta quindi? Il punto di partenza per inquadrare correttamente il mondo delle sinusiti, e usiamo il plurale volontariamente, è distinguere l'acuto dal cronico. L'acuto è un evento estremamente comune e può rappresentare la complicanza di un banale raffreddore e ciascuno di noi ne può essere variabilmente interessato soprattutto nella stagione fredda. Il cronico è ben altro problema, è una patologia di ben altro spessore e di ben altra gravità. La sinusite cronica deriva nella stragrande maggioranza dei casi da una patologia ostruttiva a livello del naso. Questo perché l'anatomia del massiccio facciale è, come abbiamo già avuto modo di rimarcare in altre occasioni, un grande appartamento dove esistono molte stanze. L'ingresso, l'accesso di questo appartamento è rappresentato dalle fosse nasali, la fossa destra e la fossa sinistra. L'appartamento poi si sviluppa nei seni mascellari, che sono due cavità poste al di sotto degli zigomi, nei seni frontali le due cavità al di sopra delle sopracciglia e il labirinto etmoidale, una serie di altre piccolissime cavità ai lati del naso. Se io inizio a socchiudere la porta del naso o addirittura a chiuderla o a impedire l'accesso dell'aria dalle narici, inizio a sviluppare un processo infiammatorio cronico, quindi persistente, a carico della mucosa dei seni paranasali. La risposta della mucosa dei seni paranasali è quanto mai uguale a se stessa in tutti i pazienti. Dottore, cosa stiamo vedendo qui? Questa ce la spiega? Esattamente il meccanismo di ventilazione della mucosa del seno mascellare e del seno frontale, in cui ho dei percorsi e dei vettori che l'aria segue in entrata e in uscita. Se io vado a modificare questo tipo di percorso o a cambiare la qualità dell'aria, la mucosa di rivestimento dei seni paranasali si infiamma, degenera e ha un solo linguaggio: produrre muco. Il muco nella sua produzione è un meccanismo fisiologico, ci deve essere perché è un lubrificante e un sistema di difesa naturale verso gli agenti patogeni quali batteri, virus e funghi. Ma se il muco viene prodotto in eccesso o se il suo smaltimento è insufficiente, come vediamo nella prossima illustrazione, inizio ad avere il versamento o il deposito, quindi l'accumulo di una secrezione o di un tessuto patologico è sempre dovuto o a un'eccessiva produzione o a un cattivo drenaggio o a una combinazione variabile di questi due aspetti. Che cosa determina un cattivo smaltimento? Come dicevamo, le patologie ostruttive a carico delle fosse nasali, l'ipertrofia dei turbinati inferiori, la cosiddetta rinite vasomotoria, le deviazioni del setto nasale, i polipi nasali, le adenoidi nel bambino e tutte quelle patologie infiammatorie di natura allergica che interessano in modo variabile le mucose delle fosse nasali e dei seni paranasali. Dottore, ha parlato di bambini, è frequente nei bambini quindi la sinusite? Frequente non è l'aggettivo corretto, direi comune, nel senso che in un ambulatorio di rinologia e di endoscopia rinologica occuparsi di patologia pediatrica è un'eventualità quasi quotidiana e sicuramente in un ambulatorio quotidianamente uno o due piccoli pazienti possono presentare dei sintomi suggestivi per una sinusite cronica. Più complesso poi è il percorso diagnostico di diagnosi, perché chiaramente dobbiamo essere più rispettosi del piccolo paziente, quindi non possiamo prenderci quella libertà diagnostica che normalmente nel giovane adulto è più che concessa, anzi dovuta. Quindi la patologia ostruttiva è la base del cattivo drenaggio. L'iperproduzione, cioè la ipersecrezione, è invece più comunemente associata alla malattia allergica o a cause che non riusciamo a identificare, cioè questa mucosa produce tanto muco e, unito variabilmente alla stenosi, cioè alla chiusura degli osti di scarico di questo muco, inizia il versamento, o cosiddetto livello
idroaereo, cioè il liquido sotto e l'aria sopra. Piano piano, come ogni recipiente, se io continuo a versare il liquido, inizia a riempirsi e ad esserne saturo. Quindi il primo meccanismo con cui si manifesta è estrudere liquido che tracima. Da dove tracima? Per gli unici due fori possibili: la narice, quindi ho il naso sempre gocciolante, e fra i sintomi della sinusite cronica il naso che cola è sicuramente caratteristico, e non potendo uscire dalla parte anteriore, se il naso è così chiuso, gocciola nella parte posteriore e ci dà quelle sensazioni di discomfort, cioè di fastidio, dover schiarire in continuazione la voce, avere sensazione di corpo estraneo. Di più, se questo muco, dicevamo, ristagna a livello dei seni paranasali, e lo vediamo in questa immagine essere verde, possiamo vedere nell'immagine successiva dei sintomi che caratterizzano la sinusite cronica, le nevralgie. Nevralgie è un termine, è un sostantivo in medicina molto diffuso, perché purtroppo è una categoria di patologie molto trasversale per tante branche specialistiche. In questo caso si parla di nevralgia di un nervo trigemino. Il nervo trigemino, nervo famosissimo proprio perché dà sintomi molto invalidanti a livello del cranio, ha tre branche gemelle: la branca oftalmica che passa per gli occhi, la branca mascellare che passa per la mascella e la branca mandibolare che passa per la mandibola. Quindi una sensazione di dolore, di pesantezza spontanea o alla pressione del massiccio facciale è il sintomo più classico e più distintivo della sinusite cronica. Variabilmente si associano anche sintomi più gravi: una perdita di olfatto, la tosse, una febbricola persistente. Ecco, questa è molto spesso riferita dai nostri pazienti, una sensazione di malessere che non riusciamo a identificare in altro modo. Andando a scandagliare, a indagare, il paziente può essere affetto da una sinusite cronica. Oltretutto, d'inverno, con il tempo ormai piuttosto ballerino, caldo, freddo o stagioni che non sono più convenzionali, porta a una maggiore suscettibilità di infezioni delle alte vie respiratorie: faringiti, tonsilliti, tracheiti, bronchiti, laringiti. Questo innesca un meccanismo vizioso, un loop che porta a un instaurarsi di sintomi che non se ne vanno più, perché normalmente l'acuto, la sinusite acuta, come viene curata dal medico di famiglia piuttosto che dallo specialista? Con gli antibiotici. Gli antibiotici partono dal presupposto che questo liquido, in maniera variabile, presenti una flora batterica. L'antibiotico va a contrastare questa flora, se ne vanno i batteri e il muco o viene riassorbito o viene drenato. Ma un conto è drenare una quantità modesta di muco, un conto è drenare del pus gelatinoso che si rapprende all'interno dei seni paranasali. Quindi l'antibiotico non è che in quei casi di sinusite cronica non funzioni in sé e per sé, non è così, non ha l'indicazione corretta, perché io spiego ai pazienti affetti da sinusite cronica che arrivano nel nostro ambulatorio con una lunga lista di antibiotico-terapie eseguite un po' dal medico di famiglia, un po' da altri specialisti. Questi sono tutti eccellenti antibiotici, ma stiamo cercando di vuotare il mare con il cucchiaino da caffè. È ovvio che non è possibile vuotare questo tipo di versamento con i farmaci né antinfiammatori e né antimicrobici. Si deve per forza di cose ricorrere alla chirurgia. Le cause possono essere anche di natura allergica? Sì, come dicevamo, l'allergia è la principale causa di rinorrea. La rinorrea è il termine tecnico che connota la iperproduzione di muco. Le cellule mucipare sono quelle preposte alla produzione di muco e hanno una caratteristica: il trasporto ciliare. Si immagini che abbiano dei capelli e questi capelli si muovono come il campo di grano battuto dal vento, sempre nello stesso verso. In questo modo trasportano all'esterno del naso gli inquinanti o ciò che non ci deve essere e trattengono invece quello che può essere assimilato dal nostro organismo. La chirurgia demolitiva molto spesso va a danneggiare il trasporto mucociliare ed uno degli elementi poi che affronteremo nel propugnare più possibile un atteggiamento conservativo verso la mucosa che riveste il naso e i seni paranasali. È importante certo che il motore di un'automobile sia efficiente e funzionale, ma l'occhio vuole la sua parte anche la carrozzeria, quindi i rivestimenti devono essere rispettati per permettere all'auto di essere aerodinamica. Nel naso è la stessa cosa, il rivestimento è una chiave di lettura fondamentale per preservare e guarire la funzione di un apparato compromesso. Come si diagnostica la malattia quindi? La sinusite cronica ha una diagnosi
unilaterale ed è una diagnosi radiologica. Si prescrive, come per la poliposi nasale, un attacco del massiccio facciale senza mezzo di contrasto che va a determinare in modo computerizzato una ricostruzione tridimensionale del cranio. In questo modo noi vediamo lungo tutti gli assi di pertinenza del cranio l'estensione della malattia. Ovviamente possiamo trovare la coesistenza, anzi è molto probabile, di più patologie respiratorie. Tipicamente poliposi nasale e sinusite cronica viaggiano a braccetto. La questione è se sia nato prima l'uovo o prima la gallina, cioè la sinusite cronica si è sviluppata perché il tappo, cioè l'ostruzione generata dai polipi, impediva al muco di defluire, oppure la sinusite cronica che si è generata perché facevo troppo muco, a me che sono predisposto a far polipi nasali me li ha fatti venire? Non lo sappiamo, perché abbiamo una presentazione che è molto spesso sinergica, cioè è quasi contemporanea. La TAC poi ci evidenzia anche, e questo è importante dal punto di vista chirurgico, le dimensioni e le caratteristiche dei punti di confine, cioè dei punti di repere che noi chirurghi dobbiamo rispettare nella chirurgia funzionale del naso dei seni paranasali. Dottore, un'ultima domanda prima di vedere quella che poi è la tecnologia, questa nuova cura tecnologica. Alla lunga, se non si cura la sinusite, che la si trascura, cosa può succedere? La sinusite porta a un aggravamento di se stessa, quindi una sinusite cronica che occupa, poniamo, il 40% degli spazi dei seni paranasali porterà a occuparne 60, e 70 e l'80 e quindi a richiedere di necessità degli interventi chirurgici che possono essere anche di competenza di un cugino degli otorini che è il chirurgo maxillofacciale, quindi accedere agli spazi per dover rimuovere anche e molto tessuto osseo. La seconda complicanza è a carico delle basse vie respiratorie. Se io ho un gocciolamento di muco dalla parte posteriore del naso perché non può drenare in altro modo, il linguaggio del bronco per difendersi e non inalare liquido è sempre e solo lo stesso, il broncospasmo, cioè si chiude per impedire a questo liquido di entrare nel polmone. Quindi lo sviluppo dell'asma bronchiale, delle bronchiti asmatiformi e delle tracheobronchiti è un'evenienza piuttosto comune. Oltre al problema più tipico delle patologie ibride, sinusite e polipi, di una carenza e un difetto irreversibile della capacità di percepire gli odori. Il sistema della plastica balloon, siamo sempre sul minimamente invasivo ed estremamente conservativo, dottore? Il sistema della plastica balloon è uno degli interventi che negli ultimi anni ha modificato l'atteggiamento di noi otorini noti come tagliagole all'interno del nostro parterre di interventi chirurgici. È un intervento che prende le mosse imitative e di ispirazione dalla cardiochirurgia e dalla chirurgia vascolare, dove per mantenere dilatato il lume, cioè il calibro di un vaso, immettiamo all'interno del vaso uno stent, il cosiddetto ombrellino. Per la plastica balloon dilatativa degli osti, cioè dei forellini di scarico dei seni paranasali, non utilizziamo un ombrellino permanente, ma utilizziamo un palloncino che viene riempito di soluzione fisiologica e con il quale in modo definitivo e permanente andiamo a dilatare il foro di scarico del seno mascellare, del seno frontale e dell'etmoide. Nel filmato che vediamo sullo schermo in questo momento andiamo a stigmatizzare anche le caratteristiche di questa procedura chirurgica. Siamo in un ambulatorio chirurgico autorizzato, quindi non in una sala operatoria. Con il microendoscopio entriamo all'interno della fossa nasale, in questo caso siamo a livello del seno frontale. Irrighiamo direttamente il palloncino che viene riempito con soluzione salina sterile, lo manteniamo per circa 2 minuti dilatato, in questo modo l'ostio rimane aperto. Sgonfiamo il palloncino, aspiriamo le secrezioni patologiche, come si può vedere anche nel seno mascellare, e con un irrigatore di tipo vortex, il vortex che cos'è? È un puntale alla cui estremità vi è un foro grande con cui laviamo la cavità e la irrighiamo anche in modo radiale come un irrigatore per giardinaggio, tutta la cavità con antibiotico. In questo modo preveniamo le recidive di nuovo accumulo. Quindi due modi per prevenire la recidiva: mettere nelle condizioni strutturali il seno paranasale di drenare e metterlo nelle condizioni di avere
conservate le sue difese naturali, quindi la mucosa rimane intatta rispetto alla chirurgia convenzionale con la lama fredda, dove noi andiamo a creare del tessuto fibroso, del tessuto cicatriziale. Se io distruggo la mucosa che deve produrre gli anticorpi, è dimostrato che venga meno nei seni paranasali una particolare sostanza che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico che cosa fa a livello del seno mascellare, del seno frontale e dell'etmoide? Va a contrastare da parte dei batteri la formazione del biofilm. Il biofilm è una capsula, è una sorta di tartaruga come i soldati delle falangi romane che i batteri costruiscono per difendersi dagli antibiotici. Dopo la chirurgia demolitiva dei seni paranasali, la cosiddetta FES, è dimostrato che nel 62% dei casi esista molto e molto e tanto biofilm di stafilococco aureo. Questo cosa significa? Che il paziente è soggetto, come e più di prima del trattamento chirurgico, a contrarre infezione da parte di quei batteri che riescono a difendersi dagli antibiotici. L'altro apparato chiave si chiama processo uncinato. Il processo uncinato che cos'è? È un osso piccolissimo che separa il seno mascellare dalle fosse nasali, quindi il seno mascellare è nella porzione mediale e il naso è qui. Lo vediamo proprio sul monitor, a lato, sopra il turbinato che è verde, c'è una piccola struttura verde verticale. Conservarlo significa conservare la separazione e la protezione del seno mascellare rispetto al mondo circostante. Se io lo rimuovo, implica inalare nel seno mascellare qualsiasi cosa inali il naso, ma il naso si può difendere da quelle sostanze, il seno mascellare no, e il suo meccanismo di risposta è sempre quello, produrre più muco. Quindi alla fine è invalido anche l'effetto che doveva essere: rimuovo questo ossicino per far sì che lui dreni in modo corretto. L'ultima considerazione che faccio sulla balloon sinuplasti è legata non solo alla dilatazione estemporanea dal punto di vista chirurgico, ma anche su una cosa che dal punto di vista pratico trovo entusiasmante: la possibilità di lasciare in loco un palloncino espansibile che si chiama Stratus, con una membrana perforata che nell'arco di 14 giorni per il seno frontale e 28 giorni per l'etmoide rilascia in modo calibrato nei seni paranasali sostanze farmacologiche da noi scelte. Possono essere sostanze antinfiammatorie, antibiotici o una miscela di queste sostanze. Quindi, come in ambito anticoncezionale, la spirale ormonale permette oggi di avere un anticoncezionale sicuro, efficace, senza effetti collaterali, nella balloon sinuplasti col palloncino espansibile è lo stesso concetto. Io non assumerò cortisone per via sistemica, nemmeno in spray, non assumerò antibiotici e nell'arco di un mese circa al massimo io avrò un riarrangiamento, un riequilibrio diretto delle funzioni dei seni paranasali. In più è una tecnica estremamente sicura, perché questi palloncini sono no compliant. Cosa significa? Che io li posso gonfiare e se per un qualche motivo la pressione che il chirurgo ha stimato fosse eccessiva rispetto a quella necessaria, il palloncino diventa più duro e più resistente ma non si allarga, quindi io non posso dilatare oltre misura l'ostio, perché se anche insufflo liquido nel palloncino lui rimane con una pressione costante. Quindi intervento in ambulatorio chirurgico, ecco, infatti vediamo, in anestesia locale, assenza di dolore, perché si fa naturalmente con una piccola infiltrazione, un'anestesia all'interno del naso, anche il dolore post operatorio assente, perché noi ci occupiamo solo di strutture che non hanno una ricca innervazione, non abbiamo i tamponi nel naso perché non esce una goccia di sangue e la convalescenza è inconsistente, cioè il paziente fuori dell'ambulatorio chirurgico in dimissione torna alla propria vita lavorativa, di studi, di relazione, a differenza della FES, dove andando a rimuovere delle strutture ossee anche nobili abbiamo il tamponamento. E io generalmente quando faccio la FES tengo ricoverato un paio di notti il paziente, perché chiaramente abbiamo asportato delle strutture e la risposta per quel che riguarda anche le complicanze di natura infettiva è sempre soggetto variabile. Ma perché ci sono dei casi dove è necessaria la FES? La FES può essere necessaria laddove il palloncino vada a dover essere applicato in una anatomia già sovvertita. Quindi, ovvero, diciamo, viene utilizzato un po' come l'ultima spiaggia? O la FES, allora, per quel che riguarda l'atteggiamento che abbiamo sviluppato nella nostra pratica chirurgica, cerco di riservarla
come alternativa alla chirurgia conservativa e non viceversa. Tuttavia, in un paziente che abbia subito un trauma o abbia già subito precedenti interventi demolitivi, va da sé che l'anatomia sia totalmente sovvertita. Quindi il microendoscopio e i punti di riferimento che io chirurgo debbo seguire con il palloncino non sono più in grado di essere rispettati. Quindi il palloncino può essere dilatato se trova lo spazio da dilatare, ma se con una FES precedente queste pareti sono state rimosse, ovviamente l'intervento non può più essere fatto. Quindi, come tutte le pratiche chirurgiche e come gli abiti, sartorialità. Bisogna provare l'abito per capire se è quello giusto, quindi fare una diagnosi corretta e un percorso che possa far scegliere al paziente la miglior soluzione possibile. Sicuramente prima si interviene, prima il paziente si rende conto di quello che ha realmente e decide di iniziare una cura, penso che sia meglio accelerare sui tempi. L'adagio è sempre quello che mi piace trasferire ai miei figli come ai miei pazienti, che un piccolo problema necessita di una piccola soluzione e in genere di un grande risultato. Invece un grande problema necessita di una grande soluzione e il grande risultato non è affatto scontato, anzi. In questo caso parliamo proprio di risultati. Con questa tecnica come sono i risultati? Sono duraturi nel tempo? C'è un mantenimento da fare a casa? I risultati sono soddisfacenti nella nostra statistica e nella letteratura scientifica internazionale e soprattutto definitivi, perché noi andiamo ad alterare una struttura per migliorare una funzione. Non sono necessarie terapie di mantenimento, poiché non parliamo di una malattia con una genesi funzionale, ma il più delle volte con una genesi strutturale. L'unica considerazione che va fatta è a carico dei pazienti allergici che già conoscono un atteggiamento comportamentale che deve essere o di evitamento verso la sostanza che genera allergia o di trattamento vaccinico, come può essere il caso per gli acari della polvere, per gli epiteli degli animali domestici o per i pollini, ma in genere è un tipo di trattamento chirurgico che amo definire one shot, cioè un colpo solo e otteniamo il miglior bersaglio, il miglior gol possibile. Un genitore che si accorge che il proprio figlio è soggetto e che da adulto molto probabilmente sarà soggetto a sinusiti ricorrenti, c'è un modo per cui possa già prevenire in giovane età, oppure si sa che prima o poi bisognerà affrontare un intervento seppur poco invasivo? Sul bambino, per quel che riguarda la chirurgia del distretto otorino-laringoiatrico, orecchio-naso-gola, bisogna tenere in considerazione che l'accrescimento osseo del massiccio facciale è una terapia spontanea che madre natura mette a disposizione di tutti noi, quindi l'allungamento del cranio e l'ampliamento degli ossi di scarico fa già tanto di per sé. È palese che un bambino che si ammala spesso non è normale e quindi i genitori devono avere la cura di sottoporlo a monitoraggi periodici dal pediatra di libera scelta piuttosto che dallo specialista. In questo modo avremo una stadiazione curricolare, cioè nel corso del tempo, della variazione della gravità di questi problemi. Qualora dovessero diventare problemi che interferiscano con l'accrescimento corporeo o con la qualità cognitivo-comportamentale della vita del piccolo paziente, sicuramente bisogna considerare un'ipotesi chirurgica. Dottore, siamo quasi in conclusione. Dicevamo prima di iniziare questa puntata, otorino laringoiatra, una parola molto lunga, e se torniamo al paragone dell'appartamento, una parola che comprende tante stanze. Tantissime stanze, e io ritengo che il segreto, il trucco per svolgere bene la meravigliosa professione che ho l'onore di svolgere sia quello di non considerare le patologie di orecchio, naso, gola come separate, ma parte di un problema più vasto. In questo modo, sia dal punto di vista farmacologico e ancor più chirurgico, si andrà a determinare un riarrangiamento di struttura e di funzione. Questo perché non è vero che un organo fatto male per forza debba funzionare male, come è vero al contrario che purtroppo un organo fatto bene non sempre debba funzionare bene. È compito dell'otorino laringoiatra indagare la struttura non solo del naso se il paziente afferisce per il naso chiuso o per una sinusite, ma verificare le possibili complicanze collaterali nelle due vie, orecchio destro, orecchio sinistro, e nel piano di sotto, che è la gola, faringe e laringe, e viceversa. Non si può limitare nel bambino l'osservazione di un'otite ricorrente senza indagare se il bambino respiri bene.
Benissimo, dottore, ricordo ai nostri ospiti, qui con noi in studio il dottor Alessandro Vallieri, chirurgo otorino laringoiatra. Insieme abbiamo parlato di avanguardia tecnologica e chirurgia ambulatoriale di orecchio, naso e gola. Ovviamente il messaggio è sempre quello, minimamente invasivo ed estremamente conservativo. Io la ringrazio per essere stata qui in nostra compagnia, ringraziamo anche i nostri telespettatori e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.